Patente a punti è una nuova legge che è stata fatta per la sicurezza sui cantieri edili. Riguarda tutte le imprese e i lavoratori autonomi che si occupano di edilizia. Attualmente chi si registra sui siti dell'Ispettorato del Lavoro ha diritto a 30 punti. Punti che poi durante il corso dei lavori, con le sanzioni che possono essere derivate da visite degli ispettori del lavoro, potrebbero arrivare anche a 15. Sotto 15 le imprese non possono lavorare, hanno bisogno di recuperare i crediti con corsi di formazione. È una norma che di per sé dovrebbe essere un vantaggio per la sicurezza, però è un danno per quanto riguarda le piccole e medie imprese che si dovranno caricare di ulteriori costi per la gestione delle proprie attività. Questo seminario di oggi serve a divulgare la patente a punti, portare a conoscenza le imprese dei rischi che corrono se non si adoperano con corsi di formazione e informazione delle proprie aziende. Abbiamo inteso stringere un raccordo con i consulenti del lavoro che hanno la possibilità di divulgare con i loro clienti le informazioni in merito alla formazione. L'EFMEA, come ente di formazione del settore, si pone a disposizione di tutte queste aziende proprio per garantire loro di formarsi e di informarsi su tutte le fasi lavorative che si mettono in campo. Questa norma è stata varata, se ne parlava già da tempo, ma è stata varata subito dopo l'incidente di Firenze, dove c'è stato quell'incidente mortale. In quel caso il governo ha pensato di intervenire con questa patente a punti. Secondo il mio modesto parere si poteva tranquillamente optare per una soluzione totalmente diversa, modificare la legge sugli appalti. Perché garantire le lavorazioni sia per committenti privati che per committenti pubblici con l'applicazione dell'ESOA, che garantiva sia la qualificazione delle aziende sia l'attenzione per la sicurezza, visto che si trattano di imprese più grandi e più strutturate. La patente a punti non riguarda le imprese che sono iscritte alla SOA fino alla terza categoria. È stata fatta questa scelta di dare l'opportunità alle imprese che hanno un'iscrizione superiore alla terza di non aderire alla patente a punti quasi esclusivamente perché un'azienda strutturata che ha una categoria così alta dovrebbe avere un sistema di sicurezza a norma e quindi garantire il posto di lavoro.